Ma dove siamo? Quando stavamo? Punto 3, inizia. Allora. No, ma sì, riprenderci da qua. Ah, rispondere all'altro dipendente, lo ha detto Roberto. Anzi, intendo quindi l'altro, non è consentito. Non voglio dire all'altro, ha detto Roberto. Se c'è stato un contenzioso tra due persone. Ha detto Roberto, lo dici te. Vediamo gli altri Roberto. In questo caso vi invito a raggiungere immediatamente per telefono e risolvere la questione più delle volte che accorgerete di aver capito male quello che ha detto Roberto, perché non è possibile, due persone hanno capito due cose diverse di quello che ha detto Roberto, perché Roberto parla una volta sola. Rapporti interpersonali, comunicazione, rapportarsi cordialmente con i propri colleghi di lavoro senza insultare, ma anche senza essere arroganti e offendere, diventando un punto di riferimento del team, facendosi ben volere dei colleghi di ottenere supporto, deve diventare un vostro obiettivo. È quasi sempre sconsigliato controbattere ad appunti puntuali, riuscite a capire che vuol dire puntuali, fatti ad altri dipendenti, soprattutto se questi mettono in evidenza reali bisogni e situazioni palesemente critiche. Mentre vi consiglio di aprire un confronto fattivo e costruttivo al fine di eliminare o ridurre le inefficienze o le compressioni e così migliorare la procedura di lavorazione. Quindi Aria, devi andare d'accordo. Non te devi dire, oh, che c'è, che vuoi, che è? Quindi, sulla chiacciare tu, Così non puoi sbuffare. Se vuoi vogliamo perché c'è un problema, no? Cioè il cliente fa una cosa. Classico. Che c'è una croccante? L'ho appena data. Ma se io ti chiedo una croccante, non è che non sanno fare il lavoro loro. Forse è finita? Forse la signora che sta davanti non vuole quel tipo? Quella che sta sul banco non gli piace? Sarà una cacacavoli, per carità di Dio, me la rifai per favore, non c'è bisogno di alzarlo chiaro. Sì, signora. Aspetta, il problema è suo. Però è uscita un minuto e mezzo prima che quello entrava. E quella andava. C'è il ciclo? È così. È vero, non l'ha preso, è così. Niente, ha sempre ragione. Mettersi le panni degli altri. Cioè, le panni vuol dire mettersi le panni degli altri. I rapporti con gli altri dipendenti sono molto importanti, questi possono essere complici, costruttivi, puntuali, tecnici, pignoli, arroganti, denigranti, offensivi, superbi, maleducati. Domandarsi se fare una piccola cosa può avvantaggiare il lavoro di altri, anche se a volte non è strettamente compito vostro, è una grande capacità. Ricordare ai colleghi che il giorno dopo non sarete presenti al lavoro potrebbe evitare molti problemi. Giusto. Parlare. Se uno domani non viene a lavorare. Ma poi è tutto del mio. Non c'è problema. No, stanno pure le altre cose. No, vabbè. Tutti girati. Dice la maggioranza. Lui. Sì! Quello che dico io è questo, se poi alla sera state andando via. Tu te servi perché c'è sempre che manchi. C'è sta la commessa che in questo caso Daniela. Che ci starà la sera. Che c'ha due cazzarole da pulire, due tavolette da pulire. Se voi già state a lavare, non è che la roba vostra va lavate e quell'altra no. Ogni tanto dovrà pure capitare che gli lavate pure la sua. Come magari potrebbe succedere che c'è sta solo il secchio e il pomodoro e magari. No! Invece sta della gente che sistematicamente dice questo è mio e questo è tuo. Lavandino, chi lo deve pulire il lavandino? Lo sono tutte e due. Questa la voglio sentire perché. State zitti perché c'è quello pure con te. Non lo chiedete a me. Io faccio solo le lettere dei piatti. No, no, no. Alla signora, no. E taglia un uovo per dire con chi lo deve pulire, vabbè, fammi capire. Chi lo deve pulire? Sta a lavare. Chi ci sta a lavorare? Alla fine di tutto. Chi lo usa lavandino?
come la vedo io, e tutti lo devono pulire, tutti, quindi io vado però le lettere di chiamo per a tutti. È il problema mio, non è che io devo pulire, a chi devo fare le lettere di chiamo, forse non avete capito. Del tipo, può succedere che io lascio lì una paletta, ma non volontaria, se no ti dico che me la lavi la paletta, so, e sto appicciando. No, per dire, perché se io lascio lì la paletta, tu vedi solo una paletta, ancora devi andare via, se vedi che c'ho il negozio pieno di gente, non è che ti suda una palla per lavare la paletta. Capito? Il disco è uguale, dico le cose come stanno, non è che sto... è uguale. Poi le palle di cibo, stanno là, poi palle, ci sono i bambini che giocano a palla, le signorine giocano a palla, capito? Cioè, da vedere pure se il conto che io mi sto grattando, sto chiacchierando, la paletta non la posso lavare. Certo, perché una mano lava l'altra, due mani lavano il viso, perché non mai capirai che tu sei arrivato. Vabbè, cortesia, a volte il contatto con il pubblico è tremendo, ci sono clienti maleducati, invasivi, furbetti ed arroganti. Sì. Bisogna essere sempre gentili con tutti. Bastardi. E cercare, pur rimanendo fermi sulle posizioni dell'azienda, di non litigare con nessuno. A volte lui deve scaricare davanti ai clienti la responsabilità su qualcun altro, anche su di me, utilizzando toni scherzosi. Ah, grazie, ma come vabbè, ma il principale si è sbagliato questo, guarda, pure il pizzettato quasi è sbagliato. Io la sempre devo sentire. Non vi arrabbiate se a volte sarete indicati scherzosamente come colpevole di un disservizio, anzi prendete la ride, quello che vi dico io. È sconsigliato smentire seccamente quello che una commessa sta dicendo ad un cliente. Se quella sta a vendere una cosa e non si può vendere, allora c'avete ragione. Ma se lei, anche che ce ne si rimette, tu la smentite. Sta guadagnando i soldi arrivede. Anche per voi. Esatto. Per tutta. Perché smentendola gli date di fatto dell'incapace, a meno che quello che stia dicendo non sia irrealizzabile. Quindi noi gli facciamo una cosa, guarda, sai, non c'hai mai pasta sfoglia, dopo fa la pasta, la torta con la pasta sfoglia. O danneggi il cliente, va bene? Cioè da serie che gli stava a dare la cosa, no, gli facciamo così, però guardi, però non ce l'ho, cosa? Che mi sta vendendo, vi siete accorti che qua la roba è variata proprio per momento mentre la sta vendendo. Allora scusa, è venduta, mettetevi una cazzata, gliela levate da sotto, però cercate di non smentire mai la commessa. La commessa è la faccia, non la vostra, è la faccia della ditta, è quella che sta in faccia a lei. Quello che non capisce mai nessuno. O danneggi il cliente o l'immagine ditta. Bisogna comunque sempre usare tatto e collaborazione con i colleghi senza sminuirli, ok? Se vi capita che la commessa fa sceneggiata napoletana, ma beccata la sceneggiata, mettete pure a ridere, a volte siete pure col cliente, passi da questo, io so fesso, ma fa... io non so fesso, ma faccio fesso, perché facendo fesso te faccio fesso. Procedure di lavorazione, diligenza, che non è quella che vale, eh. Non bisogna mai cambiare autonomamente la procedura di lavorazione o di vendita senza sentire preventivamente i colleghi o il capo. Le procedure di lavorazione non vanno cambiate. Come è fatta la ministra Salvini? Aspetta, innovazione. Innovazione. È il contrario della diligenza l'innovazione. Cambiare in maniera condivisa le procedure di lavorazione o di vendita, magari mettendo in pratica i suggerimenti forniti dai colleghi. Cioè se Sandra dice, ma perché non fai quella con, perché non fai la pizza con l'ananas? Non vado a fare la pizza con l'ananas, sempre tu? No, non amo più. Però, però la mangiata in pezzo era buona? Se potrebbe pure prima, almeno lei a mangiare, diciamo. Riuscirete a migliorare le procedure e a portare innovazione all'interno della ditta è un gran merito. Quindi riuscire a portare una cosa nuova, a fare un maritozzo, a fare una cosa. Volendo allora anche le tonde, gli possiamo di noi come farle? Sì. Io ho detto
parlo dei ma non è che gli devi dire te no, però se tante volte cambia una tonda è un gusto nuovo, io possiamo dire quello, perché poi andranno valutate le lavorazioni in base anche alle, ma vanno, la procedura è una gran bella cosa, perché la procedura deve passare l'anno prima di diventare una procedura, perché è una cosa che tu fai l'inverno, se tu fai una pizza che te devi mettere lì a fare tutti i rigori, cioè, ci metti mezz'ora, l'inverno poi va, l'estate no, l'estate non è normale, poi dopo avvisi il cliente che tu gli fai la pizza col drago sopra, guarda l'estate, voglio la pizza col drago, boh, fermiamo tutto il negozio, lo ricassiamo 500 euro perché io mi prometto a fare la pizza per te, cioè, quindi queste sono le cose che sono convenienti, non conviene mettere, magari sarà pure buonissima qua la pizza, però che sconvolge, esatto, tecnica, eseguire le procedure di lavorazione in maniera impeccabile, quindi eseguire, fare le cose come vanno fatte, quasi sempre ad una tecnica impeccabile seguono risultati eccellenti, se fate le cose come devono essere fatte viene tutto, se i risultati sono pessimi la tecnica è sicuramente da rivedere. Negli anni passati sono state tecniche di lavorazione diverse, quelle attuali sono risultate essere le più valide, sicure e prive di impreviste, sia d'estate che d'inverno. Ci stanno delle lavorazioni che tu non le puoi fare, perché se le fai d'inverno, dopo d'estate non le riesci a fare. E poi tante volte non le capite. Cioè, ma se io mi metto a fare questa cosa, no, perché dopo l'estate succede il casino. Ma, già è successo. Per la cosa, perché a me mi devi spiegare questo enigma. A me lo devi spiegare. È un enigma, a me lo devi spiegare. Le prime volte il pane deve venire bene, no, perché stiamo sulla tecnica e i risultati, eccetera. E prima volta il pane deve venire bene, non mi devi spiegare perché il pane deve venire bene. No, però mi devi alzare i 5. E non dico io perché posso, perché non gli dico più minore. È per questo, perché è un periodo che io non glielo dico. Ma non è un periodo. E non è un periodo. È perché è da tanto che gli devo dire milord. Com'era? Il ragione. Devi vedere dove sbagli, perché non gli dico più il raggio del sole, non gli faccio più complimenti. Non ti viene più bene. Domenica il pane faceva schifo. Non ci spiegale, era una cosa orribile. È una cosa orribile. Ma non ti metto solo di prendere quella roba. Pure a te, ma lui lo dite male però. Sì. Sono più le mani. Che fai passo troppo dopo. No, lui aveva una certa cosa così impressionante a Simoncino quando fa il pane lui. E tu lo facevi così. Adesso. No, perché una carriera. Peccato che prende ma no, quello che diceva tutto nel discorso, prendiamo in pari, allora, intelligenza e risparmio. Spesso eseguire le procedure non basta, bisogna adottare strategie per sprecare materie prime o risparmiare risorse. Fare pizza a base rossa per risparmiare mozzarella, non farcire troppi cornetti, perché a volte quelli farciti non si vedono, non troppo, non farcire numericamente troppi, non farne 7-8. Se esplodono, sono per il signore. Ne fai due e poi ne rifai altri due. Se si vedono, ne fai altri due. Già, domenica stanno aiuto. Posso dire una cosa? Dai, prima erano caldi. E già ti avevo detto che quando sono caldi, appena mette il coso, si sparge. Per quello ne devi fare solo due. Tu ne devi fare due. Sono caldi. No. I pezzi sono freschi. Non devi fare tutti i pezzi che sono freschi. Ne fai 4-5. Poi fra 10 minuti li fai altri pezzi, saranno meno freschi. I cornetti sono troppo caldi, ne fai due, quanti te ne servono? Gli dici due, te ne faccio due, te ne servono altri due, aspetta che si prendano e poi ti faccio, hai capito? È questa l'intelligenza, la tecnica, che uno capisce al mondo, facili non si vendono, ma quelli vuoti sì, quindi consumare meno carta assorbente possibile, la carta costa, raga. Mettere a conto le buste shopper ai clienti prima di mandarli in cassa, perché dopo non la vogliono più pagare, c'è lì i clienti per andare in cassa e quello gliela devi mettere a conto subito, avola la busta, sto a tutti, avola la busta, ha preso un pezzo solo, avola la busta, c'è la pizza casa, parte signora che se la vede, se la vuole gliela faccio fare, magari in cassa a quel punto io posso dire, l'unico motivo per cui non dovete la busta è se la roba è proprio calda che gli serve, allora ma lo devi proprio dire, voglia la busta.
tu gli dici guarda questa rovina, a chi guarda che costa, e vabbè. Ognuno di voi può riscontrare che ci sono degli sprechi e cercare il modo per evitarli, soprattutto condividendo o prendendo informazioni con altri dipendenti. È altresì vero che in certi periodi dell'anno il problema non è più il risparmio, ma la quantità e la qualità dei prodotti da produrre. Se durante l'inverno si seguono le procedure di lavorazione indicate dalla ditta, in estate sarete pronti ed allenati a produrre efficacemente prodotti di buona qualità. Se decidete di fare di testa vostra, magari produrrete prodotti migliori d'inverno, ma non riuscirete a mantenere gli stessi standard durante la stagione estiva. Quindi poi vi metterete a fare i draghi e poi d'estate fate la figura del coglione. Sottovalutazione. Uno degli sbagli più frequenti che vedo commettere agli addetti alla lavorazione è la sottovalutazione dell'andamento produttivo. È vostro dovere informare urgentemente il titolare ogni qualvolta pensiate che il lavoro possa sfuggirvi di mano, può essere superiore alle vostre capacità, sia per tecnica che per quantità. Se non ci arrivate, dovete strillare, non ci arrivo, no che alla fine, quando non ci arrivate più, dovete strillare prima, perché dopo tocca fare il doppio del culo, una volta che sei andato sotto, per rifar banco, per correre appresso. Il lavoro non gli va a corsa appresso, gli devi stare avanti al lavoro. È necessario che poi capiate che sottostimare una ordinazione del pane in un giorno particolare o impastare meno pizza del dovuto e non controllare l'andamento della giornata è quello, e poi non controllare l'andamento della giornata lavorativa può recare delle perdite negli incassi proprio nei giorni in cui entrano le risorse necessarie. Quindi se io impasto a 10 e poi dopo vedo che alle 11 butto giù un altro 5 o butto giù, o me la rischio, oppure non sono capace a rischiare, a rompere. Io qua vedo che c'è gente, che devo fare? Può essere pure che io vi rispondo, te sei il pizzettaro, vedi che devi fare. Però se non ve lo siete scritti sul calendario, io dopo non riesco a decidere manco io. Sprechi. Quando le materie prime finiscono nel secchio della spazzatura, vuol dire che qualcuno non ha fatto bene il proprio dovere. Da oggi questi sprechi verranno pagati da chi li produce. Ogni qualvolta che prodotti o materie prime verranno buttati, il dipendente dovrà fare un foglio con scritto nome dipendente, data, nome del prodotto, quantità, motivo dell'alienazione. Se si riscontreranno delle negligenze che si potevano evitare, i costi verranno addebitati a chi è stato negligente. Io non devo più buttare i peperoni cotti oppure i funghi perché si sono aperti o i zucchieri perché sono andati a male. Vuol dire che uno si è alzato la mattina, è andato al mercato, comprate i zucchieri, fatto quello, ha portato qua i peperoni, ha pure i cotti, alla fine sono stati 4 giorni dentro al frigo a dormire. Il quinto giorno hanno detto che c'è quasi quasi fa un po' di muffa. A quel punto dici beh, c'è una muffa, li buttiamo. Io mi vergognerei, cioè è possibile che tu per 4 giorni ne hai usato i peperoni? Non hai fatto la pizza che li provi per 4 giorni, poi i pomodorini che si sono spiattellati tutti. Una pizza di piena, una mistura. Cioè, bisogna far parlare il frigorifero. Il frigorifero comanda al giorno, che cosa devo fare? Io lo dico a lui, guarda. Comanda lui. È lui che poi comanda, magari uno può anche aver sbagliato a fare la spesa. Può darsi che i fiori che hai comprato ieri oggi già sono fragili. Che le prende a quantità industriale, però visto che se prende a quantità industriale, non c'è problema. Finite. Però se poi dopo io riscontrerò che c'è sta negligenza, guardate bene, qua il foglietto, se so due cazzate no, ma se iniziano a essere quantità un po' più importanti, tipo i broccoletti presi, comprati, 6 giorni dentro al frigo e poi buttati, andava fatto il foglietto, anzi l'andavano proprio messi a conto, perché non è possibile che compri i broccoletti, me li sono scordati dietro, capito? Vai. Ma prendi i broccoletti gialli, così, con la rughetta, con compagnia rughetta, ti porti a casa.
chiaro, concetto. Marina, allora, i costi erano addebiti a chi è stato negligente. Programmazione, così Cinzia è contenta. Programmazione. Aspetta che mi sono persa, programmazione, ecco. Compilare correttamente liste ed ordini permette di non commettere errori e farne commettere ad altri. Non si può ordinare ad un fornitore solo un sacchetto di patatine fritte, importo inferiore 5 a 4,50 euro. Che te ridi, è stato fatto. E non si può nemmeno ordinare la fattura per 4,50 euro. No, ma mi sa mancava pure. Non ci ha portato la fattura, ci ha portato io. Ah, beh, perché se no ti racconto pure la fattura. Ma non si può nemmeno ordinare una scatola intera. Mo, una volta, se quella ha sbagliato, ci ha portato la scatola intera. Comunque, l'ordine di un singolo sacchetto va abbinato a quello dei supplì o delle crocchette. Dare un calendario settimanale ai pani, alimentazione naturale, a quelli speciali, grande una rotazione programmata di prodotti, aiuta la loro vendita, sia come essere un sacco quello che farai, che stai a fare, non puoi vendere il pane dalle 11 in poi, da quando esce, quando vedi, che ha fatto, non so, sta dentro al forno, quello non so, no, va programmato, lascia perdere. Lui deve sapere quello che, anzi la commessa alle 7.45 apre, uno entra, oggi che fate? Oggi facciamo il pane di reazione naturale, facciamo il pane etrusco. Vabbè, ma questo noi ce lo diciamo, lui me lo chiede a me. Io sì, però sì, quella è una cosa vostra. Va programmare. No, deve essere per tutti, perché non metti caso quel giorno per dire non c'è stata esattamente. Daniela, la sera, dice domani, guarda che domani mattina, se viene alle 11, lo trovi il pane etrusco. Capito? Calendario, giusto. Sai come possiamo fare? Come abbiamo fatto per quella alimentazione naturale? C'è stato schemetto là sul frigo. Vamo pure per l'artipani. Forse non hai capito. Quello schema è dato dopo che ho scritto sta cosa. Sì. Cioè, io ho iniziato a già applicarle queste cose. Sì, sì. Perché? Perché se non sapevamo uno schema, e non è sbagliato no. Sì, però per il segale e il soia, a parte dell'ariano, ma il segale e il soia vanno di più adesso. Quindi lui è possibile che se oggi mi fa soia, ma lo devi rifare pure domani. Va bene, però dopo domani ci deve stare. E non può fare il calendario come dici tu. No, più che altro a me, per dire, a me l'handicap mio è l'etrusco e la lievitazione naturale, sono quelli per dire i miei handicap. Dopo vedremo meglio come farlo, però bisogna, per me quello, almeno la sera, cioè io, lui va via, se finisce il soia, domani rifarà il soia, se non finisce il soia, lui il calendario lo mette per dopo domani, capito che voglio dire? Comunque, sappiamo tutti. Allora, creare dei menù per la tavola calda o la pasticceria è fondamentale per poterla vendere. Cioè, se io non so il menù, se io non mi faccio i piatti, io come faccio a dire, guarda, domani famo questo? La gente viene e ti fa delle domande. Se noi non gli diamo delle risposte, quelli vanno da un altro. Fare l'ordine della farina o quello dei salumi non è propriamente il compito del capo. Cioè, non è compito mio di ma che sono finiti i salumi? Che è finita la farina? No, poi mi devo dire, la principale, la farina sta a finire. Gli addetti alla produzione devono comunicare a chi si occupa dell'ordine che la farina è sottoscorta. Sottoscorta vuol dire meno di una certa quantità. E so, 14 sacchetti nella lavorazione invernale. Te devi far conto di quanti ne consumi in una settimana, quasi sempre di giovedì, te devi far conto della situazione che la famo andare l'altro giovedì ancora o no? Capito? Sì, toccava sì. Passare il conto e quindi dopo aver sentito il titolare si può procedere con l'ordine, perché se no famo che ogni volta che ordiniamo la farina ci stanno ancora 10 sacchetti e tocca metterli sulla spiana e tocca ascoltare se spacca queste cose, perché è quello che fa il culo, ma tutto sto culo, ma chi lo paga? Capito che voglio dire? Perché se fa culo? Perché quella ha sbagliato ordinare la farina la settimana prima. A sto punto conviene che mancano 3 sacchetti, a Fantozzi ci porti 3 sacchetti, gli paghi 10 centesimi in più, la farina costa a casa, con 5 euro in più, arriva tutto. Cioè, c'ho il laboratorio fermo per 3 giorni perché ci stanno i sacchetti che mi girano. Come giri i sacchetti? Archiviazione, scrive sul calendario quanto si è impastato e quando si è cambiato l'olio alla friggitrice, vuol dire disporre di dati certi e fruibili anche da altri dipendenti su cui basare una programmazione. Riportare i dati della merce in venduta a chi la produce può evitare sprechi inutili.
quindi io so che non ho venduto la roba, che sennò tu produci, e la butta. La sera è tutto... Vabbè, è sempre sullo schemino quello lì. Sì, però a volte succede che chi produce non sa che la roba sua è stata buttata. Sì, però te voglio dire, facendo quel coso, quello schemino che tu dici, che fino dopo quello... Poi vedi, piano piano, come farle esattamente, queste cose ancora non lo so manch'io. Metti lì. Ecco. Pulizia, mantenere il proprio posto di lavoro pulito ed ordinato è un dovere del lavoratore, il proprio posto di lavoro. Efficienza, vi ricordo che le pulizie fanno parte integrante del vostro lavoro. Queste pulizie sono... divise in, come sono sbagliato, in pulizie ordinarie e straordinarie. Verrà redatto con la collaborazione di tutti i dipendenti un piano di pulizie straordinario ed uno ordinario. Tale piano dovrà essere rispettato da tutti i dipendenti che dovranno svolgerlo ed integrarlo nelle loro ore lavorative all'interno del lavoro. I tempi necessari a tali pulizie andranno recuperati come avvantaggiandosi, cioè te sbrighi, corri un pochettino, te fai 4-5 pizze e te pulisci un pezzettino, soprattutto d'inverno. D'estate non si potrà fare, infatti ho assunto altre persone, però soprattutto l'inverno non è che uno fa una pizza e ora anda via, sì vabbè, pure metti a fare pulizia, no, faccio una pizza, mi faccio una tonda, ma faccio una pizza, faccio la teglia, vanno, ho fatto il banco, ho fatto quell'altro. Se invece scappano 10 minuti, io sono titolare, ho 25.000 cose da fare, telefono al commercialista, fai quello, parla con quell'altro, eccetera. È normale che a me non mi ci vedete mai a fare pulizie, ma quante altre cose mi vedete fare mentre faccio la pizza, ragazzi? Devo dire? Io mentre faccio la pizza mi viene Valentino, mi viene quell'altro del 5 Stelle, mi viene quell'altro il fornitore che mi vuole, e c'è stata che a me i soldi. Faccio veramente, io che sono titolare, quando lavoro faccio un altro lavoro, cioè quello, cioè poi... Però aspetta un attimo Roberto, bisogna pure che fanno attenzione a non trascurare il lavoro davanti, perché certo, tante volte il fatto di mettersi troppo a pulire a me mi hanno trascurato davanti, eh. Pure questo? Stavo qua a pizza fredda, quello mi mancava. No, perché quello sapete loro. No, prima dovere e poi quello diciamo. La programmazione è importante, perché ti spiego, soprattutto chi fa il pomeriggio, quasi sempre, verso le 6:30, 7, così, c'è un buco nella lavorazione, intorno alle 7, c'è un buco nella lavorazione. In quel momento deve fare una pizza ogni 20 minuti, cioè due pizze ogni 20 minuti. Sul banco ci sta sempre la pizza calda, non è possibile, anche se io non l'ho venduta per 20 minuti, non è entrato nessuno, devo fare altre due pizze calde, devo buttare, perché se entra uno che vuole la pizza calda, che c'è di caldo? Io vado da... entrano, non te dicono, ti chiedono che c'hai di caldo, non gli puoi rispondere, non c'ho niente, è quello, ecco, anche fa tutte le pizze ai 6 e poi dai 6 ai 7 fa ste cose, è sbagliato, non è dalle 6 alle 7. Queste cose di pulizia ordinaria, la pulizia ordinaria, pulire un frigorifero, spostandolo, soprattutto se la domenica sera che c'è sta niente, spostando tutta la roba sopra, pulendo solo il sotto e poi viceversa, un po' al contrario, prima pulisce il sopra e poi pulisce il sotto, ci si mette veramente 10 minuti massimo, un quarto d'ora, cioè tiri fuori tutta la roba al frigo, dai una botta con acqua, aceto e poi asciughi la carta. Ma quanto ci vuole? E rimetti tutto in frigo. Ci vuole un quarto d'ora. Te devi di zella che in quel quarto d'ora mentre tu hai tirato fuori tutto, arriva uno e fa, senti, mi fai 3 pizze subito. Fai 3 capricciose, 3 patate. E devi prenditi, fa patate, devi... capito che voglio dire? Non c'è niente. Per fare una pulizia del frigorifero, non che va smontata la parete, non che va fatto tutto dietro il lavandino fino al forno, cioè certe cose devono essere messe in quella straordinaria, capito? Quelle grosse vanno fatte nella pulizia straordinaria e quelle andranno fatte quando state in due, quando stanno più persone sul banco, allora che ci stanno più persone uno si può liberare.
capito che voglio dire? Ma quando ce ne sta uno solo, quell'uno solo può, soprattutto nel periodo invernale, fare un po' di pizza e prima che si prenda sta pizza, pulire mezzo forno, non dico tanto, mezzo, capito che voglio dire? C'è una botta di straccio. Se poi quella mezz'ora voi andate piano piano perché non c'è niente da fare, poi se mette lì e ti metti a parlare con la commessa, quando lui ti dirò, senti un po', ma là che deboli? È chiaro qual è il concetto? È appunto un bel modo il caldo. Ho capito. Allora sai che fai? Tu prendi, ti sei sciacquato le mani perché hai toccato Alice, hai toccato questa, hai toccato là. C'hai due strappi di carta a mano bagnati, li prendi, i passi sul forno caldo. Se tu lo fai tutti i giorni al forno brillo. Certo, le pulizie se vanno fatte mantenere. Io non dico che ti usavo spray. Infatti noi se non pulissimo tutti i giorni, che sarebbe il negozio? Per cui fanno? Non sto a dire di vedi. Vabbè. Già si ammazza che non è da uno cuccio a lavorare. Vabbè. Allora. E dopo andiamo. Lo so io. Vabbè. Buonasera. Ciao. Buonasera. Gestione degli errori. Miglioramento. Nessuno è immune da errori, nemmeno io. Ho fatti 3-4. Cercate di capire la fonte dell'errore e correggerlo. È essenziale per migliorare. Per il miglioramento dei lavoratori, delle procedure di lavorazione. Tali procedure sono state studiate e testate in anni di lavoro, cercando di evitare gli scogli più grandi e di gestire le perturbazioni più insidiose. A volte alcuni dipendenti hanno abbandonato questa attività proprio per la loro impossibilità di miglioramento. Walter, per esempio. Walter, arrivato a un certo punto, gli dicevo, Walter, sta cosa ma la devi fare così, io la so fare così, Marta, sta cosa è fatta male ma la devi fare così, io la so fare così, fine, perché c'ha problemi, o perché qui, o perché là, io non è che quando mi ha detto no perché se ma me dai un pochettino qui non ci scappo, allora io non te posso dare di più, se te ne andate ne può pure andare, che te devo fare, cioè non è che sono stato lì a pregarlo, no ma dai, ho 100 euro di più, rimani, no, non mi migliori, mica te tengo, non è che siamo sposati. A volte per comportamenti omertosi, allora, a volte alcuni dipendenti hanno abbandonato questa attività proprio per la loro impossibilità di migliorare, per comportamenti omertosi o negligentemente ottusi, cioè o perché non parlano, stanno zitti, stanno sempre zitti e non te lo dico, no vabbè ma io però qua la cosa... Praticamente, non so come spiegarlo, se tengono le cose dentro però alla fine non fanno quello che devono fare, è tutto lì il problema, oppure perché sono ottusi, la vedono sempre a modo loro, ma se io ti dico sta cosa falla così, vabbè però così è meglio, ma fatti i cazzi tu che è meglio, cioè, chi è il titolare? So io, parla come dico io. Non si può migliorare senza essere coscienti dei propri punti deboli, quindi essere coscienti dei propri sbagli è il primo gradino per migliorare. Una corretta gestione degli errori porterà sicuramente ad un miglioramento della propria capacità, mentre continuare a mettere la testa sotto la sabbia lascerà solamente scoperto il vostro fondoschiena. Ripetizione. Se un errore o un problema si ripete costantemente, potete star certi che voi o altri dipendenti avete ben compreso la procedura di lavorazione o avete fatto delle valutazioni errate. Entrambi i casi dovrete avvisare il titolare del ripetersi di una determinata condizione negativa della ditta. Sono ormai rari i casi in cui le procedure risultano inesatte e le procedure sono frutto di errori. È sbagliato? Allora non famo così. Abbiamo scritto sulle pizze subito? Non si scherzi più subito, appena possibile. Sarà comunque compito del titolare con il massimo aiuto dei dipendenti trovare la procedura adeguata e risolvere. Non è compito mio trovare la procedura, è compito mio con l'aiuto vostro.
se io non c'ho voi, se voi non vedete qual è il problema, certo, io non so risolvere il problema, mi dovete spiegare bene qual è il problema, sentiamo le commesse, sentiamo tutti quanti e vediamo quello che si può fare. Se poi dopo non si può risolvere il problema perché un fornitore ci porta la roba che fa schifo, cioè cambiamo il fornitore, che ne so, troviamo la soluzione. Allora, siamo arrivati alla fine. Ora vi racconto una favoletta. Il fornaio è incazzato. Nel paese di Fornopolis c'era un fornaio con una maglietta tutta infarinata con scritto sopra qui pane. Siete presente? Questo fornaio si svegliava presto la mattina per studiare e creare nuovi prodotti da offrire ai propri clienti. Spiegava bene bene alle proprie collaboratrici come dovevano fare per venderli e cercava di creare sempre ottimi prodotti per aiutare sempre nuovi clienti, per attirare sempre nuovi clienti. Quando aveva ben capito come fare un prodotto, lo spiegava altrettanto bene agli omini che lavoravano con lui e li aiutava fino a quando il prodotto tanto prelibato non riuscivano a farlo tutto da soli. È vero o no? A questo punto il fornaio si dedicava a pubblicizzarlo e a farlo conoscere ai suoi clienti, dicendo che era un gran prodotto, tanto buono, e che solo al suo negozio si potevano trovare prodotti così. Poi un brutto giorno, il prodotto non viene più bene, si brucia, non si lievita, non viene infornato, addirittura non viene infornato. I clienti lo chiedono, ma il fornaio si vergogna a venderlo, e così anche le sue commesse. Pian piano si accorge che non viene più pubblicizzato e si domanda perché? Perché non viene più pubblicizzato il prodotto tanto bello, tanto carino che ho fatto io? Semplice, non è come quello che facevi tu, è la risposta che gli viene data. Ora, arrivati a questo punto, il fornaio di Fornopolis che deve fare? Come farà il nostro eroe a vivere felice e contento? Io ce l'ho la risposta. Ecco. Io un paio di soluzioni ce l'ho, però vorrei sentire le vostre. Per il momento la storiellina finisce qui. Ma se comincia, c'è di fretta? No. Sì, io non ho capito tutto. Andiamo fuori, questa è la... Sì, ma non è la cosa. Stavo registrando, finito? Sì. Vabbè, dai. No, non ha capito, conviene andare fuori. Va bene,